per quanto riguarda l'atteggiamento, ai ragazzi difficilmente ho potuto rimproverare qualcosa, e questo è molto importante. Poi è normale che noi si perda una partita 3-0 con la Juve in casa, non fa piacere a nessuno, ma io non conosco nessuno nel mondo dello sport che sia contento, soddisfatto del fatto che possa perdere una partita 1-0, 2-0, 3-0. Cambia poco, il fatto di perdere 1-0, 3-0 lo cambia se noi magari in alcune situazioni siamo più cattivi e più determinati. La Juve ha dimostrato che di aver portato un risultato a casa per una questione di cattiveria, di determinazione nel cross, nel passaggio, nell'andare a concludere, e questo aspetto noi lo dobbiamo migliorare per far sì che il gap tra noi e le altre squadre venga equilibrato sotto quell'aspetto. Questo è un aspetto che bisogna migliorare. È chiaro che siamo una squadra giovane, dobbiamo avere il tempo di crescere, di migliorare, ma per fare i punti bisogna migliorare quell'aspetto, perché fino al 60esimo la squadra aveva fatto una partita molto equilibrata contro la Juventus e noi abbiamo preso gol su una ripartenza, quindi le letture dei momenti della partita le dobbiamo migliorare, non possiamo andare sempre a 200 all'ora. Ci sono dei momenti delle partite che tu, anche se stai pareggiando, devi far morire la partita, devi aspettare che magari l'errore lo faccia la squadra avversaria, e sotto questo aspetto va migliorato. Però ripeto, quello che noi dobbiamo andare alla ricerca per fare il risultato, per fare un risultato, è quello di continuare ad andare alla ricerca della prestazione, eliminando errori ed essere più convinti anche quando ci capitano le occasioni per far gol. Rimanere lucidi, perché se noi non siamo lucidi in entrambe le fasi si è più facilitato a commettere degli errori, e quindi ragionare in maniera equilibrata, propositiva, positiva, come abbiamo sempre fatto, eliminando errori. E per eliminare gli errori mentalmente dobbiamo essere lucidi. Innanzitutto bisogna considerare la squadra che affrontiamo, che ha fatto un percorso da fuori casa oppure in casa, perché comunque, pur avendo fatto 3 vittorie fuori casa, è proprio l'interpretazione della gara, che quando giocano nel proprio stadio affrontano la gara in maniera molto, con un atteggiamento molto aggressivo, perché comunque sono spinti da un pubblico numeroso come il nostro, e quindi ha messo in difficoltà delle grandi squadre, perché la Juventus, l'Inter, con la Roma, quindi non dobbiamo, è vero che non ha una struttura come le squadre che abbiamo affrontato ultimamente, come le grandi squadre, però è comunque un impegno difficoltoso, perché andiamo fuori casa e loro in casa sono una bella squadra. Però è chiaro che bisogna ragionare su anche degli aspetti positivi, sulle nostre qualità. È un campionato molto equilibrato, lo sapevamo sin dall'inizio, e bisogna ragionare su quel lavoro che si è fatto, sul percorso che si è fatto. Questo percorso, siamo quasi a metà stagione, perché abbiamo iniziato adesso il giro di ritorno, e quindi dobbiamo continuare a lavorare migliorando alcuni aspetti, perché alcuni aspetti vanno migliorati, ma questo fa parte del nostro lavoro, che si fa una disamina delle gare e si cerca di migliorare sia quando ci sono dei risultati positivi sia quando ci sono dei risultati negativi. Però bisogna andare a affrontare questa partita, e dobbiamo essere pronti sia mentalmente, fisicamente, che giochiamo in uno stadio che spinge, quindi molto probabilmente dovremo essere concentrati e ragionare solo e esclusivamente sul rettangolo di gioco e nient'altro.